E uscire in ben trovati, siamo in diretta al Salone del Risparmio con Furio Pietribiasi, che è CEO di Mediolanum International Fund, la piattaforma europea di asset management di banca Mediolanum, che è basata a Dublino. E Furio, tu guidi l'azienda da 14 anni, se non sbaglio. Sì, esattamente. Buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano oggi. Da 14 anni, ma poi in realtà è da quasi 24 anni che sono in Irlanda. È la tua casa? È la mia casa, è diventata la mia casa. Ecco, comincerei a chiederti perché Mediolanum si è fatta la sua SGR e quando è partita l'iniziativa? Ma l'iniziativa è partita a metà degli anni 90 e verso la fine abbiamo costituito la nostra SGR in Irlanda, e l'obiettivo era costruire un polo di competenza fin da allora. Perché con l'arrivo della normativa della UCITS, sempre più player internazionali avevano costituito i loro poli di competenza in Irlanda e in Lussemburgo e esportavano i loro prodotti nel nostro territorio italiano, creando una grandissima competizione, anche perché i tempi di approvazione e soprattutto a livelli di innovazione di prodotto chiaramente erano un passo avanti. E quindi anche noi, erano già anni in cui l'azienda era già diventata leader in quello che faceva, diventava sempre più prioritario avere una piattaforma anche per l'asset management che potesse essere competitiva rispetto a queste grandi case internazionali. Però abbiamo usato una formula anche lì molto innovativa. Perché innovativa? Molto innovativa per il fatto che non abbiamo deciso di occuparci noi della gestione direttamente nella compravendita dei titoli, ma abbiamo deciso di andare a sfruttare le competenze migliori che c'erano sul mercato a livello globale, quindi nella selezione di gestori. E quindi già fin da allora abbiamo scelto di fare prodotti innovativi, strategie innovative, ma gestite da gestori che avevano già un track record molto importanti e con team molto solidi e di grandissima esperienza, perché già allora ci eravamo resi conto che il mondo dell'asset management era un mondo che sarebbe diventato sempre più competitivo e dove c'era sempre meno spazio per la mediocrità. E oggi è un esempio di fronte a tutti. Assolutamente. Dacci adesso la fotografia di Mediolanum International Fund con qualche numero. Qual è il patrimonio in gestione? Quante persone lavorano per te e per voi a Dublino? Allora, ad oggi il patrimonio è salito oltre i 50 miliardi di euro. Abbiamo più di 50 persone che si occupano di attività di gestione e la struttura conta 140 persone. Evidentemente poi abbiamo tutta una serie di collaborazioni esterne con dei fornitori esterni, con dei team dedicati al nostro business. Allora a quel punto riusciamo a contare addirittura quasi 300 risorse. Lo ricordavi tu un attimo fa, l'industria del risparmio oggi è un'arena molto competitiva, è affollata di tanti operatori. Qual è secondo te il fattore di successo più importante per guadagnare spazio e crescere in questo settore? Ma evidentemente la qualità rimane una priorità. La qualità e l'innovazione del prodotto e la soluzione del prodotto. La nostra scelta di sposare il multi-manager e quindi di delegare a gestori terzi e di diversificare è una strategia che ad oggi ha premiato, e non per niente è un qualcosa che sta diventando sempre più la norma sul mercato a livello globale. C'era un articolo ieri del Financial Times che diceva che ad oggi ci sono più di 2,5 triliardi di dollari gestiti proprio delegati a terzi. In America ormai cresce a un passo velocissimo, ma anche in Europa non è da meno. E questo perché? Perché la qualità diventa una priorità e gruppi soprattutto come il nostro, che puntano ad avere delle soluzioni di prodotto ampie, quindi avere diversi mattoni che possono essere utilizzati all'interno della pianificazione finanziaria da parte dei nostri family banker con i nostri clienti, diventa importante riuscire a garantire un certo tipo di qualità per ognuno di questi mattoni.
evidentemente ci sono grandissimi player che hanno tantissimi team di gestione, tantissimi professionisti, però anche per loro è molto difficile riuscire a, con ogni tipo di strategia, con ognuna di queste strategie, a generare lo stesso livello di qualità. E quindi anche per loro diventa importante la necessità, alcune di queste strategie, di darle in subdelega a qualcun altro che invece ha, è in grado di generare i risultati migliori. Ed è per questo che all'interno di questo nuovo modello noi abbiamo deciso di lavorare sempre di più anche con dei piccoli gestori specializzati per diversificarci, perché nel mondo dei multi-manager noi siamo innovatori. Quindi non solo siamo stati tra i primi in Italia e tra i primi in Europa, oggi noi rappresentiamo il quarto player a livello europeo nel mondo del multi-manager, il primo player a livello del multi-manager nei canali bancari in Europa. Però anche all'interno di questo abbiamo sempre innovato e oggi all'interno di queste nostre strategie multi-manager, come dicevo, stiamo lavorando sempre di più con delle boutique, dei gestori specializzati con grandissimi track record in quello che gestiscono, e in più le stiamo complementando con le nostre competenze interne gestionali del nostro team del fixed income piuttosto che l'azionario, e anche del team quantitativo che è di recente aggiunta negli ultimi mesi. Come dicevi tu, anche le grandi società di gestione non possono essere brave a fare tutto, quindi voi avete il privilegio di poter selezionare i migliori talenti nelle diverse asset class e nei diversi segmenti di mercato, un po' questa la ratio. C'è un altro tema che ti volevo sottoporre, l'inflazione. Oggi tutti sono preoccupati dell'inflazione. L'aumento dell'inflazione da un certo punto di vista mette anche alla prova le competenze dei gestori, soprattutto dei professionisti più giovani che hanno vissuto in diciamo coordinate diverse dal punto di vista macroeconomico. Cosa mi puoi dire su questo? Guarda, è assolutamente così, perché senza citare ovviamente altra stampa, ma di fatto è evidente che il 70%, secondo una statistica sempre pubblicata dal Financial Times, il 70% degli addetti del settore degli investimenti oggi ha circa 15 anni di esperienza. Se noi il 70% è tantissimo. Sì, il 70% è tantissimo, però dobbiamo tener conto che l'industria dell'asset management sono settori dove la longevità, i 25 anni, 30 anni, la gente dopo tende a ritirarsi, quindi non è tanto lontano, soprattutto se teniamo conto dell'enorme crescita che dalla crisi finanziaria l'industria dell'asset management ha avuto e l'espansione, quindi c'è un effetto di età, ma c'è anche un effetto di crescita, dove la crescita chiaramente è avvenuta con le risorse più giovani. Ma tornando al nostro contesto, sono persone che non hanno mai visto, o l'hanno visto solo nei libri, studiato nei libri, ma non hanno mai visto, non hanno mai gestito denaro in una situazione di mercato di inflazione, ma non solo di inflazione, ma di inflazione con dei livelli a dei tassi come quelli che vediamo oggi. E per questo che c'è questa incertezza, c'è stata questa incertezza enorme, c'è stato questo shock enorme, soprattutto nel mercato di fixed income in questi ultimi mesi, perché ha colto l'inflazione e i tassi di inflazione tutti in modo completamente di sorpresa, e quindi hanno avuto molta difficoltà a riuscire a fare delle previsioni in quelli che potevano essere i rialzi da parte delle banche centrali, e questo è un esempio tipico di quello che è successo al mercato oggi. Da parte nostra invece la scelta di aver voluto di avere dei professionisti nel nostro team di lunga esperienza ha fatto la differenza per molti aspetti. Il nostro capo del fixed income ha 30 anni, Charles Diebel, di esperienza nel mondo del fixed income, ma se andiamo a guardare l'esperienza media del nostro team di investimento è di circa 19 anni, se poi andiamo a guardare l'esperienza del team di investimento dei key decision maker, quindi dell'investment committee, addirittura è sopra i 25 anni. Quindi sicuramente in momenti di mercato come quelli di oggi, mani esperte fanno l'esperienza, fanno la differenza, perché l'esperienza sicuramente, anche se i fatti e il futuro non è mai esattamente identico a quello che è il passato, ma aver vissuto momenti difficili nel passato comunque aiuta a prendere delle scelte in nuove condizioni difficili del mercato. Certo, sì, si hanno conosciuto certe tendenze, quindi conoscono certi paradigmi che appunto i più giovani oggi invece non hanno mai toccato con mano, tu giustamente dicevi, li hanno studiati solo sui libri. Ecco, parlando
dei giovani. C'è al tempo stesso la necessità, l'industria ha la necessità di rinnovarsi e per farlo deve andare anche a caccia dei nuovi talenti, dei giovani talenti. Voi state portando avanti delle iniziative in questo senso? Assolutamente. Dopo aver investito pesantemente negli ultimi anni, abbiamo investito da sempre nella nostra struttura, ma negli ultimi anni abbiamo sicuramente accelerato il passo, abbiamo deciso oggi che, visto l'età e i dati che ti ho dato, siamo già sicuri di avere delle competenze interne importanti. Solide. E solide. E che siamo oggi in grado di andare a trasferire queste competenze e andare a svilupparne di nuovo all'interno della nostra azienda. E quindi siamo partiti con un nuovo programma che si chiama Mediolanum Investment Academy, dove andiamo a focalizzarci su dei nuovi talenti. È un programma quinquennale dove noi ogni anno andiamo a alla ricerca di 10 talenti, quindi 10 persone che staranno e lavoreranno con noi un anno. E all'interno, alla fine di quest'anno, ovviamente all'interno di quest'anno avranno un programma ben definito che sarà molto sfidante, sarà molto pressante, li metterà alla prova e dopo quest'anno prenderemo i 3 migliori e quindi ci sarà questo programma per 5 anni e i 3 migliori poi avranno un percorso di formazione nei successivi anni che sia un percorso di competenze dove i loro mentori saranno le persone più signori in azienda, ma anche un percorso economico. Abbiamo lanciato con grandissimo successo con le migliori università in Irlanda questo progetto perché chiaramente è la parte più core, cerchiamo di lavorare con le risorse sul territorio dove ci sono grandissime università con riconoscimenti più elevati nel mondo, ma adesso stiamo anche partendo con una collaborazione in Italia, con un'università in Italia e un'università in Spagna. Queste sono le ultime due novità, quindi sempre per crescere le nostre competenze interne. Quindi ci saranno opportunità anche per i giovani italiani iscritti alle nostre università? Assolutamente, anche perché la cosa molto divertente è che ci sono tantissimi giovani italiani e anche spagnoli, ma soprattutto italiani che studiano già in università in Irlanda, certo. Dove sono venuti non solo per imparare la lingua ma anche per avere un'impostazione scolastica e educativa anglosassone. Chiarissimo. Ecco, per essere competitivi, per attrarre i giovani talenti, in generale i talenti, bisogna investire in innovazione. Per voi di Mediolanum International Fund, dove sono le nuove frontiere dell'innovazione? Chiaramente hai due fronti fondamentali dell'innovazione. L'innovazione di prodotto, e l'abbiamo toccata, no? L'innovazione industriale, che è come gestisci il prodotto, e poi l'altro tema che è fondamentale perché si interseca con l'attività industriale della gestione del prodotto è l'aspetto tecnologico, perché sempre di più oggi per fare l'attività di gestione c'è la necessità di utilizzare le informazioni e la simmetria dell'informazione che una volta faceva la differenza oggi non è più così forte perché tutti ormai hanno accesso agli stessi dati e la quantità di dati sta diventando sempre più importante, quindi è sempre più sono enorme. Quasi troppi dati, quindi alla fine il riuscire a trovare un senso o riuscire a trovare l'interpretazione o riuscire a creare valore da questi dati diventa fondamentale avere degli strumenti che ti permettono di farlo ed è dove noi ci siamo focalizzati negli ultimi anni, non dico negli ultimi più recenti perché è un bel po' di anni ormai che stiamo investendo, perché non ti nego che è stato anche un processo di apprendimento, perché quando innovi devi anche imparare, fai degli errori e per fortuna abbiamo fatto anche tante cose molto buone e l'ispirazione che noi abbiamo avuto è proprio a copiare dal mondo della tecnologia e lavorare come lavorano le grandi società tecnologiche dove il dato diventa una parte fondamentale, come lavorano i Facebook, come lavorano i LinkedIn. Ecco, noi abbiamo voluto ispirarci da un punto di vista tecnologico, piattaforme tecnologiche, a vedere cosa di queste grandi società può essere utile per noi e l'abbiamo implementato in questi anni e sta diventando importante e sta facendo la differenza. Perché sempre di più quando andiamo a interloquire con questi talenti della gestione e che
valutando il loro inserimento all'interno del nostro business, quindi io non sto parlando delle persone più junior che per loro natura ti chiedono la tecnologia, che è evidente, no? E quella è la natura umana, soprattutto di quel cluster di età. Ma io parlo anche delle persone diciamo più esperte o più tradizionali, che si sono resi conto che per loro, per riuscire a mantenere la loro competitività e riuscire a continuare a generare risultati di successo, la tecnologia e l'accesso ai dati è fondamentale. È imprescindibile. E quindi certo. Quello ci sta dando una gran mano rispetto anche a molti concorrenti a riuscire a trarre i talenti giusti. Quindi questo secondo me è un aspetto importante dell'innovazione. Tu citavi un attimo fa anche il tema dell'innovazione di prodotto. Nel mercato italiano due aree stanno attirando particolare interesse: i private market, quindi gli asset illiquidi da un lato, la sostenibilità è dall'altro. Come interpretate voi questi due, diciamo, trend? Allora, guarda, parto dall'ultima, soprattutto sul tema della sostenibilità, perché, perché è evidente che tutti abbiamo abbracciato, ed è doveroso, il percorso verso la sostenibilità, un mondo migliore. Questo percorso richiederà tantissimi soldi, si sta parlando di 1.5 triliardi, 3 triliardi all'anno per i prossimi 30 anni, quindi cifre enormi, immense. Allora, è evidente che questi investimenti, tutti mirati a cambiare, a rimpiazzare i processi e i modelli operativi che oggi abbiamo avuto fino ad oggi, sicuramente stimoleranno e origineranno delle nuove società e dei nuovi business che varranno triliardi, quindi migliaia di miliardi, molto presto. Io faccio sempre un esempio. Che se noi guardiamo Amazon ci ha messo più di 20 anni, ci ha messo 22 anni per diventare una società da oltre 1.000 miliardi di dollari. Tesla ce ne ha messo meno, perché ci ha messo 14 anni. Ecco, io sono altrettanto convinto che in società che operano all'interno dell'ambito della sostenibilità, quindi società che avranno un valore strumentale all'interno del grande cambiamento della sostenibilità, ci metteranno molto di meno per diventare società da oltre i 1.000 miliardi di dollari. Quindi le nuove Tesla e le nuove Amazon nasceranno magari proprio nel mondo green. In termini di capitalizzazione. Sicuramente, e io sono convinto che all'interno di quest'ambito e di questi grandi temi ci siano grandissime opportunità per i nostri clienti e per i nostri investitori, chiaramente nel medio e lungo periodo, perché non sto parlando di 12-24 mesi, ma sto sempre parlando di medio e lungo periodo. Chiarissimo. Scusa, tornando al tema del private market. Sì, anche lì è un tema sicuramente molto importante, ed è importante che ci sia questo sviluppo in grandissima crescita a livello globale. Evidentemente sono strumenti che, per la loro caratteristica di illiquidità, devono essere molto ben ponderati con quelli che sono i bisogni del cliente, ovviamente, e ovviamente anche per il lungo termine. Quindi io ritengo che all'interno di una diversificazione abbiano il loro senso. Sicuramente cresceranno sempre di più per i clienti più importanti, mentre ovviamente per la clientela retail faranno sempre parti in un portafoglio ben diversificato, ma per una parte residuale, e chiaramente con obiettivo di molto lungo periodo. Sì, non sono per tutti, diciamo, i private market non sono adatti a tutti i portafogli. Non sono adatti per tutti i portafogli, e comunque sia sono strumenti di grande valore fin tanto che sono coerenti con gli obiettivi del cliente legati al lungo periodo. Si parte sempre, si dovrebbe partire sempre da lì, dagli certo. Obiettivi. Ecco, un'ultima cosa, Furio. Voi siete a Dublino, nel vostro nome c'è la radice, l'appartenenza al gruppo. Possiamo dire che però siete una realtà completamente indipendente rispetto al gruppo Mediolanum? Beh, allora, se parliamo da un punto di vista, diciamo così, societario, da un punto di vista regolamentare, siamo una società autonoma. Ma dire che siamo una società indipendente... No, perché è ovvio che la cultura e il DNA di Mediolanum, che è elemento fondante di tutto il gruppo, è un qualcosa che si è sviluppato ed è cresciuto anche in Irlanda. Quindi
quello che è partito dalla centricità del cliente, dall'importanza del ruolo della consulenza finanziaria per permettere ai nostri clienti di raggiungere obiettivi di grande soddisfazione, sono degli elementi chiave, e soprattutto è chiave il nostro focus di supporto alla nostra rete, perché il nostro ruolo, il loro ruolo è fondamentale, ma il nostro ruolo è importante nell'aiutarli sempre in questa attività. E quindi sicuramente, per quanto ci riguarda, è un elemento che noi diamo per scontato, ci sembra parlare di cose normali, che però sempre di più ci rendiamo conto essere un'unicità ed essere quello che fa la differenza in termini di risultati per i nostri clienti, ma anche di aspetto culturale aziendale. Grazie Furio Pietribiasi, CEO di Mediolanum International Fund. Grazie. Grazie a te. Arrivederci a tutti. Grazie.